Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovo Razer Viper 8 kHz, ovvero il primo mouse da gaming di Razer ad adottare un polling rate di ben 8000 Hz. I più classici mouse da gaming attualmente in commercio, come ben sapete, arrivano ad un massimo di 1000 Hz e anche in questo caso è un valore diciamo abbastanza alto. Ovviamente, il settore dell'esports, oltre a numerosi videogiocatori hardcore, necessita o comunque ricerca sempre le massime prestazioni in ogni ambito e in ogni aspetto. Ecco perché Razer è una delle prime aziende del settore gaming ad aver introdotto un mouse, ovviamente dopo vari mesi di ricerca e sviluppo con i vari videogiocatori professionisti del settore, ad introdurre un mouse di questo genere. Partendo velocemente dalla confezione, possiamo osservare classico aspetto nero e verde acido caratterizzanti il brand Razer. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del mouse, il modello ovviamente del mouse, il logo del brand e le varie icone che ci illustrano un po' le principali caratteristiche principali del prodotto, come l'hyperpolling, quindi abbiamo un polling rate di ben 8000 Hz, il sensore con focus plus da 20.000 dpi. Diciamo in realtà il focus plus è un PixArt PMW3399, un'esclusiva di Razer per quanto riguarda i sensori ottici, e quindi è una collaborazione esclusiva tra PixArt e Razer. A seguire troviamo la seconda generazione di switch ottici per quanto riguarda i due tasti principali. Il peso di soli 71 grammi è un po', diciamo, l'aspetto e le caratteristiche che abbiamo riscontrato nella prima versione del Viper. Nel retro della confezione, ulteriore immagine illustrativa del mouse con ulteriori specifiche e caratteristiche del prodotto in esame. La confezione, come sempre, è classica, l'apertura invece è diversa. Ve la mostreremo nella recensione scritta. Una volta aperta la confezione, ci troveremo di fronte a quest'altra piccola confezione di cartone riciclato e come possiamo vedere, Razer è molto attenta anche all'ambiente. All'interno di questa ulteriore confezione troveremo il classico bundle costituito da set di sticker Chroma, ringraziamenti per aver acquistato il prodotto, una classica guida utente, manuale utente relativo al mouse e come scaricare il software di gestione Razer Synapse, una piccola sacca in tessuto per il trasporto del mouse, molto interessante e sicuramente gradita. Ed infine troviamo il mouse stesso, che è il nuovo Razer Viper 8 kHz o 8000 di polling rate. Per quanto riguarda l'aspetto e il design, diciamo che non ci sono rinnovamenti o comunque innovazioni rispetto alla prima versione del Razer Viper. Abbiamo una colorazione total black con una finitura leggermente rugosa nella parte superiore. Ai lati troviamo degli inserti stampati direttamente sulla scocca e non incollati, come ci suggerisce e dice anche Razer, in modo da garantire la massima durata nel corso degli anni, ovviamente, dell'utilizzo. È un mouse di medie dimensioni, ambidestro. Ovviamente dotato anche di illuminazione RGB, nella parte posteriore, nel dorso, troviamo il logo Razer che una volta collegato il mouse al computer e riconosciuto, avvierà l'illuminazione RGB, ovviamente personalizzabile tramite il Razer Synapse 3. Spostandoci nella parte frontale, troviamo i due tasti principali dotati di switch ottici di seconda generazione che a dire di Razer offrono un feedback tattile maggiore rispetto a quelli di prima generazione presenti nel Razer Viper. Possiamo anche sentire il loro feedback, sia sonoro, dotato
anche di una classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato e una piccola texture puntinata. Anche questa è un'ulteriore zona di illuminazione RGB. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare, come dicevamo, questo inserto gommato che migliorerà il grip della mano sul mouse. Due classici tasti laterali, anche questi con un buon feedback tattile, come possiamo sentire. Questi sono con una finitura in plastica lucida. Ovviamente, come abbiamo già detto, è un mouse ambidestro, quindi troviamo anche nel lato destro la solita superficie gommata, texturizzata, soliti tasti laterali con finitura in plastica lucida. Le prese consigliate e ideali per il Razer Viper sono una fingertip o una più diciamo corta claw grip. Spostandoci nel lato frontale osserviamo come sempre il design, la forma del mouse. Nel lato inferiore invece possiamo osservare un generoso adesivo con numerose informazioni oltre che classiche. Un set di MOSFET in Teflon, PTFE classici. Troviamo anche il tasto per il cambio dei profili DPI con relativo LED nella parte superiore. Nella parte centrale invece troviamo, come abbiamo già detto, il sensore ottico Focus Plus, che in realtà è un PixArt PMW3399 da ben 20.000 DPI. Ovviamente in questo mouse abbiamo valori di targa sicuramente molto elevati, partendo dal polling rate, dalla risoluzione DPI, dall'accelerazione e così via. Il cavo rivestito in treccia di tessuto ad un primo tocco è sicuramente più spesso e leggermente più rigido rispetto alla prima versione, però sembra comunque leggermente, cioè abbastanza flessibile. Ovviamente vedremo meglio durante il corso della nostra recensione. Ed infine troviamo il classico connettore con diciamo la scocca in plastica con la serigrafia Razer, classico cappuccio in gomma per trasportare il mouse e il connettore che non è placcato oro, ma troviamo all'interno l'inserto verde acido, classico dei prodotti mouse Razer. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta di questo piccolo gioiellino da parte di Razer sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre immagini dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni e le conclusioni. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo al prossimo video unboxing, un saluto a tutto lo staff.